proposito di Siena, è vero che ti vuoi portare da quelle parti Carobbio e soprattutto Kamatà, che è un giocatore visto dai tifosi come una sorta di idolo assoluto? Ma fosse per me sicuramente tanti giocatori del Bari me li porterei dietro, perché si era stabilito veramente un grandissimo rapporto, un feeling non solo sul campo, anche da un punto di vista umano, quindi fosse per me me ne porterei tanti. Il problema è che il Siena è in Serie B e il Bari è in Serie A. C'è sicuramente qualche giocatore interessante col Bari, come penso, ecco, che ci sia qualche giocatore interessante del Siena per il Bari. Ecco, ecco, infatti si parla di questo scambio Carobbio-Kamatà per Ghezzale, poi non so se ci sono anche conguagli di mezzo. Carobbio però è un giocatore che tu hai portato a Bari, tu l'hai voluto al Bari, l'ha svincolato, e che poi non l'abbiamo mai visto praticamente con la maglia biancorossa. Kamatà invece è davvero una tua invenzione per certi versi. Sì, Carobbio lo portammo insieme a Giorgio, da premettere che già a gennaio cercavamo di prenderlo dall'Albino Lef, però ci avevano chiesto tantissimi soldi, poi il ragazzo era svincolato, quindi è venuto gratis a Bari. È un giocatore sicuramente in Serie B, un giocatore importante che fa la differenza. In Serie A non ha avuto modo di esprimersi, comunque un giocatore secondo me per la Serie B è un giocatore sicuro. Per quello che riguarda Pedro, sicuramente ho molto affetto nei confronti di questo ragazzo che prelevamo dal Legnano, tipico giocatore, so che anche i tifosi del Bari hanno molto affetto perché è un giocatore che entusiasma, no? Quando entra o quando gioca all'inizio, questi scatti, salta l'uomo, ci mette sempre l'anima e il cuore, quindi è un giocatore che sicuramente sono molto legato, ecco, a Pedro. Terza ed ultima parte del Biancolorosso TV Sport con il mio ospite, l'avvocato Giancarlo De Peppo. Ci eravamo lasciati con l'intervista di Enzo Tambora ad Antonio Conte, che vi mostreremo integralmente domani e domenica. Si parlava di Ghezzal, uno dei possibili sostituti di Meggiorini. È un bel giocatore, Giancarlo. Sì, è sicuramente un elemento valido, buona propensione al gol, ma anche alla manovra e quindi al gioco su tutto il fronte offensivo della squadra. Barreto, tra l'altro, ha solo un anno più di Meggiorini, quindi Barreto, Ghezzal, Castillo, Kutuzov, un poker di attaccanti che ti convince? Sì, mi convince, però con un quinto elemento che possa dare una variante tattica, cioè anche un giovane però con altre caratteristiche. Anche lo stesso giocatore... Caputo o lo escludi? No, lo escludo, ma solo per caratteristiche fisiche, sì, e tecniche. Vorrei un quinto elemento forte di testa. Tanto per dirne uno, anche uno Zigoni del Milan. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Cristian, sono Dante da Bari. Ciao. Saluto Dante. Anche il signor De Febbo. Salve. Allora, vorrei fare due considerazioni velocissime. Vai. Una per quanto riguarda Bonucci, che pur essendo una promessa non si è visto in campo, grazie al presuntuoso Di Lippi. Scusate il termine presuntuoso, ma lo è. Ci sta. Come si fa a fare una conferenza stampa dicendo... mi assumo tutte le responsabilità, ed è giusto che te le assumi, però è poi dice subito dopo, ma non ho visto la squadra che giocare, non metterci cuore. Che responsabilità ti sei assunto quando li hai scaricati sulla squadra? Cioè, è assurda una cosa del genere, perché non ha messo Bonucci? Perché? Perché ha voluto dare un po' di fumo così, negli occhi alle persone per poi tirarsi indietro. Allora dico io, Lippi, secondo me poteva allenare una squadra ippica, così qualche cavallo le avrebbe dato retta e avrebbe vinto, sarebbe andato al primo posto. Poi per quanto riguarda tutta la squadra della nazionale, non la squadra, ma sì, la gestione, sì, 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 dove deve andare a casa, da Abete a Pino a Cipresso e tutti gli altri, vanno a casa, è inutile giocare più a calcio, perché i senatori vanno al Senato, alla Camera vanno i deputati, per cui Lippi andasse a casa e non... si esponesse più in TV. Grazie. Beh, Lippi sicuramente andrà a casa, il suo sostituto sarà Cesare Prandelli. Difficile che ci possano essere stravolgimenti proprio per quel che riguarda classe dirigenziale. Non credo. Ripeto, vanno fatte delle valutazioni a 360 gradi, però va anche... Io capisco lo sfogo del tifoso, perché... la cosa è ancora calda, però bisogna agire con calma e non farsi trascinare dagli eventi. Certo, però... Poi Lippi ha detto che si assume tutte le sue responsabilità. Mi sembra che nei fatti le responsabilità siano
quasi esclusivamente Questa sua. eliminazione ha proprio un nome, quello di Marcello Lippi. Quali sono le colpe maggiori che addossi al commissario tecnico della nazionale? Credo che non basterebbe una trasmissione. La più eclatante, proprio quella che non ti è andata giù. Ma quella proprio psicologica, comportamentale, quella faccio tutto io, non rendo conto a nessuno. E quella è il primo sbaglio che non solo un commissario tecnico, ma una persona può commettere. Anche ieri una squadra mediocre come la Slovacchia ha surclassato l'Italia tatticamente, tecnicamente e fisicamente, non c'è Ma stata anche partita. la Nuova Zelanda e la Slovacchia le avevamo viste nelle partite precedenti e c'erano sembrate, parse poca cosa. Poi Squadre mediocre, assolutamente noi le mediocre. abbiamo fatte diventare quello che sono diventate. Abbiamo una. Addirittura ultimi nel girone, dietro anche alla Nuova Zelanda. Il girone più facile, possiamo dire, anche di questi mondiali, Giancarlo. Squadre Sì, assolutamente sulla mediocre. carta sì, però come diceva il buon Trapattoni, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.